Amici del canale Stay Tradition, ciao a tutti, ben ritrovati. No, rido perché rido tra me e me. Perché ogni volta dire ho trovato di nuovo una chicca che mi ha stupito, penso sempre di essere arrivato alla fine, diciamo, delle scoperte entusiasmanti di questo mondo che è la rosatura tradizionale, con tutti brand storici e meno, e non storici, anche brand usciti non tanto tempo fa, e sorrido perché di nuovo sono rimasto stupito in maniera positiva di questo set che vado a farvi vedere, che è di Elysian Atlantis, chiedetemi scusa, Atlantis Deep, eccolo qua. È molto elegante, questo è un prodotto artigianale, lo definirei di lusso. Intanto saluto gli amici veronesi, ciao ragazzi, i miei amici di Verona, i nostri gemellati che mi hanno omaggiato di questa bellissima polo giallo-blu con la scala di Verona. Ciao ragazzi, so che mi seguite, vi abbraccio, ci vediamo presto per fare una robusta bevuta. Parentesi a parte, e vi dicevo, quindi un prodotto che mi ha incuriosito, stupito, e per l'ennesima volta stupito in positivo. Ho conosciuto questo brand tramite Instagram, perché ho visto i loro setup, i loro post, insomma, mi sono incuriosito e cosa ho fatto? L'ho comprato e ho scelto questa fragranza che è acquatica, oceanica, rinfrescante. Quindi faceva al caso mio. Un sapone col burro di karité e col grasso animale, quindi col sego. Eleganza, qua eleganza, un altro set elegante, qua si viaggia di eleganza. E vi elenco qualche ingrediente che c'è all'interno. Scusate, io sono stanco, ma ce la farò. Abbiate fede, non ho bevuto, ce la farò, sono così oggi, un po' baldanzoso. Allora, c'è dello yuzu, anice, coriandolo, zenzero, eucalipto, pepe rosa, cassis, mughetto, vetiver e ambra grigia. Confezione oltretutto elegante, e il suo aftershave è praticamente un after completamente naturale, quindi con ingredienti naturali, con vitamina E, 100% amamelide e aloe vera, quindi un tocca sana. Io sono rimasto, diciamo tra virgolette, molto stupito, perché pensavo fosse un after come tutti. In realtà, messo in testa, non oggi, perché adesso poi lo metterò a fine video, ma in un'altra occasione, mi ha lasciato la testa completamente vellutata. Cioè, l'after ha dato una marcia in più per la resa del mio, della mia testa veramente super vellutata. Quindi mi ha veramente stupito in positivo. Rasoio, abbinando un po' di blu, stiletto, armato di Gillette Silver Blu. Oggi non ce la faccio a parlare, più forte di me, la stanchezza di alzarsi alle 4 del mattino si fa sentire. E vabbè, mi perdonerete, se no pazienza. E pennello, il mio preferito, Pantarei Ortigia. Così facciamo un tripudio di blu, tutto un po' abbinato. Bene, allora, leggermente vado a inumidire il viso con acqua calda. E procedo insieme a voi con grande, di nuovo, entusiasmo a prelevare. Ho messo un goccio di acqua calda per ammorbidire e facilitare il prelievo del sapone, che sprigiona una fragranza veramente piacevole ed elegante. E credo, per quanto mi riguarda,
che possa essere utilizzato in tutte le stagioni. Perlomeno io farò così. Inverno, estate, autunno, primavera, quello che è, secondo me si adatta a tutte le stagioni. Un tocco di eleganza sicuramente in questo set. E ho visto che loro sono della Pennsylvania, USA, ho visto che c'è una donna che crea questi prodotti, perlomeno ho visto lei al lavoro e credo sia lei l'autrice materiale di questi saponi. Voilà, io dico che ha prelevato abbastanza. E vado immediatamente a montare in viso. Il ciuffo di questo pennello, già detto, è stradetto, è un Manchurian ed è il mio preferito. Un goccio d'acqua che cerco sempre di farvi vedere meglio che posso il montaggio. Vedete che non c'è più quel fastidioso puntino, perché ho cercato di generare una luce che, appunto, riflettendo, lo evidenziava. Ed era fastidioso sia per me che per voi. Allora, sta creando una saponata strepitosa, no? Vediamo se riesco a non insozzarmi tutto. Perché fare l'insaponata con la Polo, non sporcarsi, devi essere proprio molto molto attento. Vediamo se riesco. Di acqua ancora e direi che montaggio va più che bene. E sono proprio contento di utilizzare questo sapone. Ah, dove l'ho acquistato? Così magari anticipo una risposta che probabilmente mi può essere fatta nei commenti. L'ho comprato su Anticatura, sito sloveno, no? Se non erro. Ho seguito anche la spedizione con GLS, ha fatto Slovenia, Germania e poi è arrivata qua da me in Piemonte. Va bene, vado, eh. Meglio cerco di proteggermi un po', perché secondo me non è così scontato non sporcarsi. Ci provo. Amici veronesi, quest'inverno ci becchiamo, vengo a trovarvi a Verona. Mi raccomando, non fatemi andare in coma etilico, che siete tremendi.
anche loro grandi bevitori, gran lavoratori, ma grandi bevitori anche. Quando è ora di far festa non si tirano indietro. Allora, sto provando parecchia soddisfazione. Perché è una fragranza mai sentita. Quindi anche la novità, diciamo, devo sentire sempre una ripetuta fotocopia di qualcos'altro. Mi fa molto piacere. Voilà. È veramente superlativa. Io sono convinto che, a parte che io arrivo in ritardo, ma arrivo nelle cose. Sicuramente qualcuno di voi l'abbia magari provato e come sempre vi invito a farmi sapere se l'avete provato, cosa ne pensate, se le mie sensazioni sono reciproche con le vostre, se sono simili, se sono discordanti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto Made in USA, dalla Pennsylvania. Che mi regala parecchie soddisfazioni. Quindi praticamente rimango fregato, in che senso? Ogni volta che penso di essere arrivato, quindi a, non so, avere scoperto il top, oltre di lì non vai, e c'è sempre qualcuno che eguaglia o supera le mie aspettative, quindi la cosa mi fa molto piacere. È chiaro che invece è spiacevole quando bingo non lo fai, cioè nel senso, provi magari un prodotto che magari ti sei prefissato così involontariamente delle aspettative che poi non le rispecchi. Quindi invece quando è così rimani contento dell'acquisto fatto e sorpreso, la cosa è molto chiaramente soddisfacente. Però prima ridevo tra me e me, perché sembra sempre che ogni volta che un prodotto non è che scopro, perché sono prodotti conosciuti sicuramente, io come ho detto arrivo piano piano, sono una persona che pensa che chi va piano va sempre lontano, tutto di botto insieme non mi piace, perché non ti godi secondo me le cose a dovere. E però se provo soddisfazione ve lo dico, se invece rimango deluso io il video manco lo faccio. Infatti c'è stato ultimamente un prodotto di un noto marchio, un noto brand americano, un'edizione limitata che, credetemi, cioè ho dovuto richiudere e addirittura portare in garage e insacchettarlo in due sacchetti perché aveva una profumazione delirante, cioè veramente non si poteva neanche sentire. Ma
è stata fatta appositamente così perché doveva sapere un po' di, tra virgolette, di morte, di peste, di un, diciamo, dei tre cavalieri dell'Apocalisse. Chi è addentrato ha già capito di cosa parlo, che era The Four Horsemen. Sono rimasto, credetemi, sbalordito, ma in senso negativo. Ho detto, come si fa a mettere una roba, cioè a fare una fragranza del genere? Capisco che vuoi fare l'alternativo, devi rappresentare quello che vi ho detto, però, cioè, sono rimasto veramente nauseato negativamente, quindi il video, per dire, non l'ho fatto. E sono rimasto molto deluso. Ho detto, ma come si fa a mettere in viso una fragranza, che lì non è questione, secondo me, di gusto, era proprio sgradevolissima, sgradevolissima. Ci sono rimasto molto, molto male. Poi, per carità, in mezzo al mucchio, a parte un'edizione limitata, non erano tanti pezzi, magari qualcuno rimane contento, però io non lo so. Fatico a credere che qualcuno sia rimasto colpito da una fragranza che ho dovuto nascondere in garage, perché quell'odore era fastidiosissimo. Che non posso dire profumo, ma odore, un odore fastidioso. The Four Horsemen. Però è inutile che faccio un video su un prodotto che mi ha completamente deluso. Ma dalla descrizione, ok, che deve rappresentare appunto i tre cavalieri d'Apocalisse, morte, pestilenza, insomma tutta una serie di cose un po' tetre, tristi, quindi non piacevoli, però cioè uno si deve fare la barba e deve uscire da un bagno, non dico che per forza la gente debba starti vicino per dire oh, wow, che fragranza che è oggi, ma neanche starti lontano da, insomma, dal cattivo odore. Invece qua parliamo di eleganza, piacevolezza, tutta un'altra cosa. Però non per giustificare, ma quel set lì in edizione limitata appunto è stato fatto appositamente, forse sapeva anche di polvere da sparo, non ricordo più bene, ma una roba del genere. Io, pensate che una goccia di after mi è andata nel dito, non vi dico che fatica fa andare via quell'odore che sentivo pestilenziale. Ho cercato informazioni come togliere certi profumi da dosso, no? Ho messo il colluttorio, ho messo la conegrina, mi ricordo che ho fatto di ogni e persisteva. È una cosa pazzesca, non mi ricordo, ma ne ho fatte di operazioni svariate, continua a persistere, ma in maniera sgradevole, per dirvi, per raccontarvi un episodio. E invece qua quando invece arriva il prodotto che mi soddisfa, wow, sono sempre entusiasta. Però io penso che, ecco, l'esagerare, cioè l'estremo non va mai bene, cioè a prescindere dai gusti, cioè devi stare in mezzo alla gente, perché devi far sì che la gente si allontani dal disgusto, non è una bella cosa. Meno male che non l'ho messo in viso, meno male. Avrei fatto fatica a toglierlo, perché era molto persistente.
non è in commercio, mi pare, in Unione Europea, quindi non c'è, in Europa non ci dovrebbe essere. Chi lo vuole? Con tutto il rispetto, top. Allora, vi dico già, sempre in tutta onestà, che qua necessito di un ritocco e faccio la solita operazione. Cioè io dico, per stupire si può anche fare una cosa delicata, semplice, non bisogna per forza estremizzare. Anche perché estremizzando puoi ottenere anche il risultato opposto. Cioè, a me in 5 anni mai successo una roba del genere, mai, giuro, mai. L'avevo detto, alle volte nella semplicità trovi eleganza e piacevolezza nella fragranza. Non per forza bisogna fare anche talvolta minestroni sgradevoli o esageratamente pompati. Però avranno avuto i loro motivi appunto per questa limited edition. Sarei curioso di sapere se ha avuto successo tra i white shaver americani. Qua mi sono tagliato. Novità ne abbiamo. Ok. Boom. Bene, sbarbata molto, molto goduriosa con questo prodotto, eh? Direi parecchio soddisfacente, sono soddisfattissimo. Bella pelle, bella liscia, bella vellutata. Vado a mettere un po' di Witch Hazel della Tires. Mentre c'è, cioè, ogni tanto lo metto, eh. E intanto vi dico che questo sapone per me è stra meritatamente promosso. Mi è piaciuto tantissimo. Ma tanto, tanto, tanto. Bella sbarbata. Forza che siamo già a 23. Aspettate che metto. Non ho tempo di mettere il pezzettino di carta igienica per farla veloce, perché sono in video, ma nel privé avrei messo un pezzettino di carta igienica. Sempre orari balordi miei. Wow! Strepitoso. Strepitoso. Elysian Atlantis Deep. Favoloso. Qua sì che siamo adesso belli profumati, nessuno si allontanerà se sentirà questa profumazione perché è eccellente.
Eleganza pura. Ottimo. Allora, che dirvi? Ennesima per me scoperta, non per gli altri, sicuramente, perché voi lo conoscete sicuramente. Io, come ho detto, arrivo in ritardo, ma arrivo, però prodotto eccezionale. E come diceva lui, eccezionale veramente. Beh, buono, buono, ottimo, ottimo, sono soddisfattissimo. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. La pelle super vellutata, la testa idem, anche l'after eccezionale. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, rimetto il colletto a posto, ci sistemiamo e posso andare a fare un aperitivo adesso. Ciao a tutti, buona serata, perché sono le 17:15, speriamo di pubblicare il video entro le 16:30, le 18:30, scusate, spero di farcela, ma come fai di casa è velocissimo, quindi dovrei farcela. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.